È un giorno magnifico per fare un picnic, non trovi, tesoro? Sì, credo di sì. Per fortuna sei uscito da quella camera oscura. Vieni qui, Spaz. Beh, sai, Adrian, ho molto da fare, non ho ancora finito. Don, il lavoro può aspettare. Devi riposarti un po'. Sei troppo stressato. Ho delle scadenze da rispettare, lo capisci? Vedi, io non ricevo lo stesso trattamento da leccaculo che ti garantisce il tuo editore. Don! Come puoi dire una cosa simile? Certo, capisco le tue scadenze. Tesoro, che cosa succede? Niente, è solo un po' di mal di testa. Ma... mi sdraio un attimo. Forse avevi ragione. Forse ho bisogno di riposo. Che cosa è stato? Ehi! C'è qualcuno là? La prego, non se ne vada! Non se ne vada! Io non le farò del male! Chi sei? Sono Cyrus! Io e mamma viviamo qui, nel fienile. Nel fienile? Oh, il fienile! Mamma è nei guai! Lei deve venire con me! Cosa? Andiamo! Aiuto! Fa male! Oh, andiamo! Deve aiutare la mamma! Aiuto! Aiutatemi! Mio Dio! Mamma! Sono andato a prendere la signora! Allora portala qua su! Sono incastrata! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! No!
Non riesco a vedere niente qui. Ehi! C'è qualcuno? C'è qualcuno qui? Oddio! È solo un topo. Buono!
È troppo lontano. Dovrò fare un balzo. Aiuto! Fa male! Ehi! Va tutto bene lassù? No, non va tutto bene! Mi tiri giù, sono incastrata! Presto! Aiuto! Fa male! Presto! Presto, sono incastrata! Tiratemi fuori! Aiutatemi! Presto! Aiuto! Fa male! Presto! Mi tiri fuori! Al volo! Ehi! Ti attenta a quell'affare! Mi ascolti bene, chiacchierona? Che ne dici se me ne vado? No, no! Chiudo la bocca, come vuole! Mi tiri fuori di qui, ma stia attenta! Attenzione a quell'affare! Va bene, sto provando! Va bene! Dannazione! Tiri fuori di qui, fa male! Ok, Cyrus, ora tira lentamente! Ricorda che c'è tua madre attaccata a questo coso! Piano, Cyrus! Piano! Piano, Cyrus! Ok, ferma, ferma! I miei calzoni nuovi! Un chiodo me li ha strappati! Accidenti! Forza, forza! Cyrus! Pezzo di cretino! È tutta colpa tua! Vorrei ringraziarla per l'aiuto. Si figuri. Mi chiamo Harriet. Harriet Hockaday. Là sotto c'è mio figlio Cyrus. Accidenti, quel ragazzo non ne combina una giusta. Perderebbe anche la testa se non fosse attaccata al collo. Cyrus, aspetta soltanto che ti metta le mani addosso. Thank you.
Signora, io e Cyrus vorremmo scusarci per averle causato tanti problemi. Non è vero, Cyrus? Non è vero, Cyrus? Eh? Oh, sì! Non deve scusarsi, Harriet. Sono cose che succedono, ma... purtroppo lei e suo figlio dovete andarvene. Questa è proprietà privata. Ci ho pensato molto, voglio dire, alla proprietà e a tutto il resto. E sa una cosa, non è possibile. Lei ha bisogno di noi. Bisogno? Esatto! Come farete lei e suo marito a prendervi cura di tutto questo posto da soli, eh? Beh, devo ammettere che non ha tutti i torti. Allora, dia un'occhiata a mio figlio. È forte come un bisonte. Potrebbe fare i lavori pesanti. E io? Io posso lavorare in casa. Sono un'ottima domestica, sa? Sì, lo vedo. Allora, che ne dice, eh? Beh... non vogliamo essere pagati, ci bastano vitto e alloggio. Beh... su, non vorrà mica mandarci a dormire per strada. Non abbiamo nessun altro posto dove andare. E va bene, ha vinto. Potete iniziare domani. Ci vediamo a casa mia, domani mattina. Yuppi! Abbiamo un lavoro, Cyrus, hai sentito? Qual è il suo nome, signora? Adrian. Adrian Delaney. Mio marito si chiama Don Gordon. Oh, è un piacere conoscerla, Adrian. Cosa sta facendo? Sono una chiaroveggente. Leggo la mano. Posso? No, no, preferisco di no. Oh, andiamo, mi faccia vedere. Ah, vede la linea della vita? Sì. Bene, è molto lunga e fortunata. Ma? Ma c'è una strana linea che la incrocia. Sa cosa significa? Ah, lasci perdere. Andiamo, figliolo, è ora di cena. Sì.
Il vampiro di John Polidori. A Malcolm da Zoltan. È quel tizio di cui mi parlavo. Ancora lei? Le ho già detto di no. Aspetti. Allora? Ho trovato questo libro nella stanza della torre. Capisci? Solo un attimo. Bene, ora può entrare. Grazie. Malcolm, lei è qui. Malcolm! È qui! Venga. Venga qui. Lei vive nella casa di Carno? Esatto, signore. E ha trovato il mio libro? Sì, ecco, io l'ho trovato, signore. Non mi chiami signore, non mi piace. Mi fa sentire vecchio. Beh, come dovrei chiamarlo? Il mio nome è Malcolm. Mi chiami così. Bene, Malcolm. È vero che ha vissuto con Carno quando era giovane?
Ha dormito nella stanza della torre? Sì, sì, è vero. Quella era la mia stanza. Che tipo era, Carlo? Abbastanza. Una domanda da farle. Dopodiché dovrà andarsene. Di che si tratta? Mi dica, com'è la casa? Va tutto bene? Credo... Cosa intende dire? Bene, è proprio quello che volevo sentire. Sono stanco. Lei deve andarsene. Ma... La risposta è no. Va bene, grazie. Oddio, mi hai spaventato. Dove sei stata tutto il giorno? Ma non lo so, in giro. In città. Pensavo di averti detto di stare alla larga da quella gente, o sbaglio? Quale gente? Quale gente? Quegli stupidi che vivono in città. Ma questo è terribilmente sciocco. Non ho ancora finito. Mi stai forse dicendo cosa devo fare? Bene, allora tu dove sei stato tutto il giorno? Non sono affari tuoi, tesoro. Ok, allora ti dico una cosa. Tu ti fai gli affari tuoi e io mi faccio i miei. Lo vedremo.